Purtroppo si sente? Io credo che purtroppo si sia innescato un dialogo fra sordi. Loro sono convinti che chi manifesta con le sentinelle altro sia omofobo. Dall'altra parte si ha paura che si voglia imporre, come dire, una cultura gender. Io credo, per esempio, che avremmo potuto sulla stessa piazza stare insieme e provare a parlare di cosa vuol dire una società più umana, una società più accogliente. Come forum delle famiglie provinciale, per esempio, c'è stato un incontro col sindaco Fassino al quale sono state avanzate proposte utili per tutti, non per la famiglia cattolica e basta, ma per tutti quanti. Anche perché ci sono domande da farci reciprocamente. Per esempio, il discorso della procreazione, come dire, programmata, della genetica. Ecco, quella della genetica, secondo me, portata alle conseguenze che alcuni vorrebbero portare, dovrei far riflettere questo. È quello che avevano in mente i nazisti. Più che un fatto di libertà, un domani potrebbe essere un fatto di discriminazione, non solo più di classe, ma anche genetica. Mi spiego. Se un domani i ricchi oggi, la divisione in classe fra ricchi e poveri è già odiosa. I ricchi hanno gli yacht, le Ferrari, e i poveri non hanno quasi niente. Se un domani il ricco potrà permettersi anche il figlio biondo, con gli occhi azzurri, bello, potenziato genicamente, ordinato su misura, e i poveri no, cosa, arriveremo anche a una discriminazione di razza? Quindi bisogna riflettere che non tutto quello che sembra progressista e umanitario lo è, e non tutto quello che sembra conservatore è giusto. Bisogna ragionare. Mi pare che il sinodo lanciato da Papa Francesco sulla famiglia sia un atteggiamento molto intelligente. Io personalmente proporrò al Forum delle Famiglie di incontrare rappresentanti di queste realtà per provare a parlarsi, per provare finalmente a parlarsi. I nostri fratelli sono i giovani di Hong Kong che manifestano per la libertà, i giovani nei paesi arabi a dittatura clerico-fascista. Questi qui sono i nostri, non dovremmo dividerci in Occidente sulla libertà. Per cui io proporrò di incontrarli presto per provare a vedere se le ragioni degli uni e degli altri riescono almeno a spiegarsi. Dopodiché è evidente, diceva il mio amico Calgaro, è evidente che loro potevano fare la manipolazione in un'altra piazza. Nessuno è mai andato al Gay Pride a far contromanifestazioni. Detto questo, però, data la situazione, si poteva benissimo provare a sfruttare questa occasione per un inizio di dialogo anziché di insulti e di scontro.